C'è modo migliore che di lanciare questa stagione 2022 con il brand ufficiale della Riviera del San Bartolo. Oggi è il primo passo ufficiale nel mondo del marketing, ufficialmente quindi nasce anche la parte grafica di comunicazione della Riviera del San Bartolo, questo nuovo distretto turistico, nuovo distretto che vede insieme tre comuni, Gabicce, Gradara e Pesaro e l'ente Parco San Bartolo, per promuovere uno spazio, un territorio splendido con un'offerta culturale, turistica, artistica e naturalistica eccezionale. Siamo qui in questo posto meraviglioso che bene rende l'idea del valore di questi luoghi e devo fare i complimenti a Laura D'Amico per l'ottimo lavoro di grafica che si è aggiudicata insomma, questo concorso in modo eccellente, fornendo una visione fresca e al tempo stesso molto immediata e dinamica delle bellezze di questo territorio. E fare rete, siamo qua per lavorare insieme, ognuno, ogni comune metterà le proprie eccellenze, le proprie risorse e disponibilità per far sì che questo punto, questo baluardo del nord delle Marche diventi un attrattore fondamentale non solo per noi ma anche per l'intera regione. Questo percorso era necessario proprio per far sì che potesse nascere questa destinazione turistica, quindi si è avviato questo percorso lo scorso anno, abbiamo promosso tramite Gradara Innova un concorso di idee per creare un brand, perché poi tutto nasce anche dalla creazione di un brand e dal come comunicare poi questo nuovo brand, questa nuova identità. È un punto di partenza perché poi da qui devono nascere tante altre possibilità di sviluppare, da sviluppare insieme i tre comuni, proprio per far sì che il marchio brand Riviera del San Bartolo possa essere conosciuto sia a livello nazionale che a livello internazionale. Devo dire che questo concetto non è stato facile perché uniscono appunto tre realtà differenti che sono Gabicce Mare, Gradara e Pesaro. Chiaramente ogni città ha una sua peculiarità, ma quello che le unisce è questo monte, il San Bartolo. E nel logo è proprio lo skyline di quello che una persona può vedere, immaginare o perlomeno semplificare di quello che è questo luogo speciale. Abbiamo i due monti del San Bartolo, appunto, che si dividono in Gabicce e Pesaro, abbracciati appunto dal mare, congiunti da questa terra che non ha mai confini. E con al centro poi Gradara. E Gradara, ma in realtà rappresenta anche tutte le realtà culturali che ci sono all'interno della Riviera del San Bartolo, pensando anche a Fiorenzuola, a tutti i borghi, a Villa Imperiale. E c'è un piccolo accenno a quello che è il fiore che in questi giorni sta sbocciando sul San Bartolo, che sono il giallo delle ginestre. E in questa congiunzione si è voluti più che altro puntare su quelli due valori che sono peculiari di questo territorio, che sono la natura e la cultura che si uniscono insieme sulle sponde del mare.